Buonasera da Daniele Loporto, notiziario flash di Free Press Online del 6 ottobre 2022. La febbre del Nilo arriva in Sicilia. Primo caso sospetto in provincia di Catania, una donna di 72 anni, residente in un'area rurale di Ramacca, è ricoverata nell'ospedale San Marco nel reparto di malattie infettive. Si aspettano gli esiti delle analisi per verificare se si tratti del virus che viene contagiato tramite la puntura delle zanzare. Breve latitanza per un indagato dell'operazione Sangue Blu. Irreperibile dal 28 settembre, Christian Buffardeci, 46 anni di Catania, si è costituito presentandosi nel carcere di Siracusa. In seguito alle indagini dei carabinieri, Buffardeci è accusato di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso, ed in particolare far parte del clan di Catania, guidato da Francesco Napoli, reggente della famiglia Santa Paola Ercolano, di cui era il braccio destro. La Guardia Costiera contro la pesca a strascico. Sanzioni amministrative per un importo totale di circa 50.000 euro, il sequestro delle reti da pesca a strascico difforme dalle regolamentazioni, nonché oltre 1.000 kg di pescato che a seguito degli accertamenti sanitari a cura dei veterinari delle competenti ASP locali sono stati destinati a istituti caritatevoli e di beneficenza. È il risultato dell'attività in alto mare della Guardia Costiera di Catania a tutela delle risorse ittiche. Video operatore finisce al pronto soccorso. Stava riprendendo alcune auto abbandonate lungo la strada quando è stato aggredito verbalmente e fisicamente, tanto da cadere a terra insieme alla propria moto. Ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso un cameraman di Sesta Rete che ha denunciato l'accaduto. Solidarietà professionale e vicinanza personale è stata espressa dai giornalisti di Fare Sindacato Catania. Catania Calcio, entusiasmo alle stelle, superato di slancio il tetto degli 11.000 abbonati al Massimino per le partite della formazione rossa-azzurra, un dato che dopo la quarta vittoria consecutiva è destinato ad aumentare ancora fino alla scadenza fissata per le ore 14 di sabato 8 ottobre. Domenica, seconda gara interna consecutiva per la formazione di Giovanni Ferraro che dopo aver battuto per 3-0 la Vibonese affronterà il Castrovillari alle 15. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash domani alle 20.30.